È giusto così, noi avevamo una posta in palio enorme, Avellino i residui della speranza per poter agguantare i playoff, il nuovo allenatore che ha portato evidentemente una nuova energia, se non altro psicologica, insomma una squadra che gioca almeno nelle ultime due partite mi aveva ben impressionato. Noi che siamo un gruppo magari senza grande talento, ma che gioca, che è solido, che difende, che prova di stare in campo con grande dignità e quindi era prevedibile una partita equilibrata. E così è stato. Potevamo vincere anche noi, io credo che alla fine alcuni episodi ci hanno giocato contro, però insomma sono contento che alla fine anche stasera abbiamo fatto una buona partita e io credo la gente si sia divertita a vederci. La partita ha vinto Avellino e la partita quando una squadra vince, vince con merito, punto. Però, ripeto, 6 punti così evidentemente irregolari, io credo che dovessero essere, insomma, era dovere da parte mia sottolinearlo. La squadra di Avellino non ha rubato niente, ha giocato a pallacanestro e ha dimostrato di voler fortemente questa vittoria. Ha tenuto un paio di spallate alla fine importanti, quindi da questo punto di vista non mi permetto, perché amo lo sport, di dire una cosa del genere, però due episodi che secondo me andavano rimarcati, ammesso, ripeto, che siano così, poi voglio dire, i video non mentono mai. Il secondo quarto a livello difensivo per noi è stato molto negativo, abbiamo subito troppo in transizione, figlia di errori banali offensivi, palle perse e cattivi rientri. Questa è una squadra, parlo di Avellino, che col campo aperto è mortale. Avellino resta in corsa per i playoff e sarà lotta fino alla fine con tante squadre. È bello questo, no? È molto bello perché in 4 punti ci sono 6 squadre, tanti scontri diretti. Noi abbiamo finito, purtroppo con Avellino siamo 0-2, con Bologna siamo 0-2. Non è facile per noi, però abbiamo un calendario che ci consente, secondo me, di poter fare ancora 6 punti su 8, quindi a 28 ci metteremo alla finestra e vedremo come andrà a finire, ammesso che arriviamo a 28 perché non è poi così facile, però siamo vivi stasera, io credo l'abbiamo dimostrato, abbiamo fatto una partita solida e quindi ho speranza che lotteremo fino all'ultimo istante di questo campionato.